Francesco, raccontaci com'è andata questa gara. È stata una gara dura, ha avuto anche un po' di campi, però tutto bene. Ci ho chiuso fino alla fine. Siamo arrivati all'arrivo. Chi dedichi questa vittoria? A Salvatore Bruno Recupero. Chi è? È stato un ciclista di Altofonte. Va bene, grazie. Con il secondo classificato di questa 28ª Coppa Festa del Lavoro, Tuccio Paolo. Allora Paolo, descrivici com'è andata questa gara. Sì, è andata in fuga il corridore, non so come si chiama. La Grassa. Sì, si è preso un margine di vantaggio che era molto ampio. E l'allenatore ha chiamato a doppia fila e in discesa ho allungato, però ho rimediato un paio di secondi e non sono più riuscito a riprendere. E descrivici invece com'è andata la volata. Sì, la volata gli ho attaccato di dietro e ho fatto il pezzo. Va bene, allora, ci troviamo con il terzo classificato di questa 28ª Coppa Festa del Lavoro, Tumino Giovanni. Allora Tumino, descrivici com'è andata questa gara. La gara c'era uno strappetto di circa 150 metri ed era un po' pesante. E agli ultimi 7 giri ho avuto forza. Adesso sono andato sui pedali e ho preso a secondo classificato. Invece descrivici com'è andata la volata. La volata è perché il secondo, il Tuccio, aveva il compagno Giovanni Amarù che era in fuga e non ha voluto tirare gli ultimi 3 giri. Ma gli inizi della fuga mi sono tirato 3 tiri a tutte io. Ed eravamo con la media 40-42 di media. Va bene, allora complimenti ancora, grazie. Ciao, grazie.